Amici sportivi appassionati di hockey su pista, benvenuti da Sandro Rainieri. Siamo al Palasport Dorando Pietro di Correggio per la nona giornata del campionato nazionale Serie 1. Stasera di fronte BDL Correggio e Ubroker Bassano. Un saluto a Francesco Ferrari, all'amico Francesco Ferrari, che mi ha ceduto il posto stasera. Non preoccupatevi, niente di grave, probabilmente starà molto meglio di noi Francesco Ferrari e ci sarà la prossima occasione della partita interna del Correggio. Con me immancabile Giorgio Toto Bastias. Ciao a tutta la gente in casa, siamo qua a guardare una partita che di sicuro ci darà tante emozioni. Dicevamo appunto BDL Correggio che reduce dalla sconfitta maturata a Lodi per 6-2, mentre il Bassano ha vinto contro il Sarzana di misura 5-4 con una doppietta di Muglia sui tiri diretti. E Correggio che non vince da un pochino di tempo, ha 3 punti, ha vinto solo in casa contro il Sandrigo ed è penultimo in classifica davanti solo al Matera. Il Bassano invece è al 4º posto per il momento con 16 punti. Vediamo intanto le formazioni in pista: la BDL Correggio con il numero 1 Fabio Errico, con il 5 Enrico Zucchiatti capitano, con l'8 Gabriel Tudela, il 9 Max Thiel, il 13 Edoardo Righi, il 26 Alessio Caroli, il 54 Andrea Fantozzi, con il 55 Diego Casari, 76 Alvaro Osorio, il 39 il portiere Nicolò Salines, l'allenatore è Pablo Giara. Mentre per l'Ubroker Bassano, con il numero 1 Edi Nicoletti, con il 2 il capitano Samuel Amato, il 7 Mattia Baggio, con il 9 Samuele Muglia, il 22 Pablo Cansela, il 23 Mark Coi, il 51 Lorenzo Luna, il 58 Andrea Scuccato, il 54 Adria Català e l'allenatore è Roberto Crudeli. Assenza, arbitrano l'incontro gli arbitri Joseph Silecchia e Vincenzo Marinelli. L'ausiliario Marco Giombetti, quintetti iniziali per il Correggio che attacca da sinistra verso destra in maglia bianca, il portiere Errico, Fantozzi, Zucchiatti, Osorio e Thiel, mentre il Bassano in completo giallo-rosso, Català in porta, Amato, Coi, Scuccato e Cansela. Considerevole l'assenza del bomber Ambrosio, uomo sicuramente sarebbe stato il pericolo principale per Correggio stasera, è assente per una pallinata rimediata, una frattura composta, triplice frattura composta, a un dito della mano destra, e quindi dovrà osservare. Intanto è iniziata la partita, subito occasione per l'Ubroker, capitano Samuel Amateo all'indietro per Scuccato, neodottore, neolaureato, quindi complimenti a lui. Dicevamo dell'assenza di Ambrosio. Toto, è un'assenza che sicuramente peserà in questa partita ed è a vantaggio di Correggio sicuramente. Sì, questo a Correggio le viene molto bene perché ovviamente tutti conoscono la qualità tecnica del bomber italo-argentino, quindi di sicuro per il Correggio è buono che questo giocatore sia, purtroppo per lo sport no, perché è sempre bello vedere un giocatore della sua qualità in pista. E siamo curiosi anche di vedere se Bassano modificherà il modo di giocare, perché comunque Ambrosio è un giocatore molto completo, può anche fare reparto da solo con la sua stazza, il suo fisico, la sua velocità e la tecnica, quindi vediamo, ci sono comunque uomini d'esperienza, di tecnica, di abilità, e quindi sicuramente Crudeli, che è un tecnico navigato e uno dei migliori a mio avviso della Serie 1, saprà sicuramente trovare le contromisure. Bassano in un buon momento, reduce anche da vittorie tutte di misura, perché comunque sappiamo che le squadre di Crudeli carburano pian piano e arrivano, come è successo anche l'anno scorso, nel miglior momento di forma verso dalla metà del campionato alla fine. Siamo già alla 9ª giornata e comunque Bassano è già lì nelle posizioni più alte della classifica. Intanto vediamo Correggio che manovra dietro porta con il tedesco Max Thiel, cerca un varco e un inserimento di qualche compagno, trova Zucchiatti da lontano, scambia con Fantozzi, Thiel ancora per Zucchiatti, fase ancora di studio della partita, vediamo quintetti ancora molto attenti. Intanto ieri sera si sono giocate le partite Montebello-Vercelli, terminata con la vittoria dei piemontesi per 4-3. E intanto vediamo subito Scuccato, cerca l'inserimento di Cansela che non avviene perché è stato controllato regolarmente in modo efficace da Zucchiatti, poi Coi. Cansela cerca il taglio di impensierire Fabio Errico senza esiti e riprende la manovra al Correggio. Dicevamo anche dell'altra partita giocata ieri sera, il Grosseto Corsaro a Sandrigo per 6-4. Guardiamo la classifica, Trissino in testa davanti a 24, Follonica a 20, Vercelli a 18 con una partita in più,
Bassano, Lodi e Grosseto a 16. Intanto tiro finisce fuori di poco di Fantozzi, buona occasione qua per la BDL Correggio. Forte 15, Sarzana 10, Montebello 9 con una partita in più, Sandrigo 8, partita in più anche per Sandrigo, Valdagno 6, Monza 5, Correggio 3 e Matera 0. Intanto è entrato numero 8 Tudela per il Correggio, che è subito cercato da Thiel con una palla a mezza altezza, senza esiti. Comunque il possesso rimane a Correggio. Prime fasi, dicevamo, di studio. Toto, come vedi, come prevedi che attaccherà Correggio? Ma il Correggio da solito è più va verso la porta e usa tanto lo scambio laterale, però in questo momento vediamo un pianteamento molto diverso quello che aveva fatto fino adesso, con un giro palla importante in metà pista e con una tenuta, una portata di palla superiore a quello che aveva mostrato prima. Quindi secondo me la strategia di Pablo Jara è un po' cambiata questa partita. E intanto Pablo Cancela sicuramente il pericolo principale insieme a Marcoi che non è ancora sbocciato quest'anno a differenza dell'anno scorso. Tiro finisce fuori di poco da Alvaro Osorio, altra occasione per Correggio. Bassano ha in porta Adrià Català, che a me personalmente piace tantissimo. Cosa ci puoi dire di questo portiere? Ah, un portiere scuola spagnola, con tanta esperienza, campione d'Italia, portiere che conosce perfettamente il campionato italiano, perché è da tanto che qua, quindi sa mischiare perfettamente la scuola spagnola con l'italiana, veramente un gran portiere. Cancela intanto in contropiede, va improprio, poi non trova compagni, trova Samuel Amato all'indietro che tira e finisce fuori. La sua conclusione ha un tiro potentissimo, anzi era scuccato, un tiro potentissimo e anche uno dei più positivi a mio avviso del Bassano. Dico, Fabio Errico è andato fuori a pista perché ha avuto un problema con i patini, è entrato Gabriel Tudela al suo posto. Ok, sì, infatti lo vediamo là dietro, non ce ne eravamo accorti. E tanto già dall'altra parte Cancela cambia con Coi dalla parte destra, dal lato forte del rovescio, cerca di entrare in area, vede il taglio di Cancela che però è ostruito bene dalla difesa correggese, nella fattispecie da Tudela, che fa ripartire i suoi. Thiel scambio con Tudela, ancora Thiel, Tudela da ultimo uomo, ancora il tedesco in possesso di palla, scambia subito, abbiamo l'illusione anche del gol, con Osorio che ha cercato il primo palo velocissimo. Ancora Thiel, lavora dietro porta, steccata qua non vista da Cancela. Osorio cerca di entrare in area all'indietro, ora Thiel. Diciamo che il Bassano aspetta molto molto basso in difesa, è una come lo fa da solito Roberto Crudeli. Infatti sì, per poi magari ripartire in contropiede. Abbiamo squadra molto accorta, non va in pressing sul portatore di palla, cerca adesso parata di Català intanto sulla conclusione di Tudela, possesso ancora correggese, Tudela, Osorio, controllato da Coi a vista, Fantozzi, ancora Osorio, cerca di sfruttare un po' tutti i secondi a disposizione Correggio per andare al tiro, tedesco Max Thiel ancora per Fantozzi, buone prove dei giocatori correggesi a Lodi, anche nelle sconfitte vedo che sono state maturate con, tanto vede un'infrazione di Català, l'arbitro quindi riprenderà con una punizione dall'angolo basso. Dicevamo che Toto, le prestazioni di Correggio sono state abbastanza positive nonostante non abbia raccolto punti nelle ultime, soprattutto con le squadre più forti, diciamo contro il Lodi era stata l'ultima, ma anche contro il Trissino in casa, sì, mi sembra che sia stata una prestazione positiva. Dopo il fermo dell'Europeo la squadra si è mentalizzata a ricominciare la stagione, per dirlo in un modo, e cominciare a fare un hockey più maturo, più forza, e tirar fuori tutta la voglia di far bene questa stagione, quindi ha fatto delle belle prestazioni senza punti, però quello serve ovviamente per quello che viene la stagione. Tanto vediamo Osorio che cerca di liberarsi in area, recupera palla Cancela, non vede sbocchi per il contropiede, bravo Osorio a difendere, ora vanno a raddoppiare insieme a Tudela, cioè a caccia della pallina che riconquista, ed è il primo fallo di squadra bassanese, quindi diciamo che avevamo parlato della mancanza
D'Ambrosio, però ovviamente il Bassano ha dei giocatori come Marco e come Cancella che di gran qualità che sempre possono definire una partita. Certamente, poi conoscendo Crudeli avrà attuato anche avrà lavorato molto sulla difesa, le difese di Crudeli sono molto solide. Ovviamente anche con Samuel Amato, scuccato. Ma certo. Sicuramente con Muglia che ha deciso di fatto la partita contro il Sarzano con due tiri diretti. E questo è da considerare perché con i tiri diretti, diciamo, sono dettagli che sicuramente possono e influiscono sul risultato finale di una partita. Fantozzi, possesso di pallina, cerca sul lato destro, vede un fallo di squadra intanto l'arbitro, quindi il secondo fallo di squadra bassanese, ha qualcosa da dire Cancela. Il gioco riprenderà con una punizione alla sinistra di Català, 3 metri fuori dall'area di rigore. Vediamo Tudela sulla palla, indietro Fantozzi, cerca l'uscita dai blocchi di Osorio, conclusione sul primo palo, viene controllata da Català senza problemi, riparte subito scuccato, vediamo un pressing abbastanza convinto dei giocatori correggesi che non hanno lasciato molto spazio finora, hanno interpretato bene la partita a livello difensivo contro una squadra come Bassano, che abbiamo detto è molto forte anche senza il suo terminale più pericoloso assente, diciamo Ambrosio, abbiamo ricordato già più volte. Fantozzi cerca di entrare in area, va dritto su Català che lo ostacola correttamente, poi dall'altra parte Amato cerca il primo palo, la conclusione imprecisa, finisce fuori. Brutta palla adesso persa da Osorio, scuccato subito con Cancella, non ne approfitta Bassano, preferisce la manovra ragionata. Sicuramente Bassano dovrà col gioco sopperire a questa assenza, quindi magari le fasi di studio sono anche per questo motivo. Sì, sì, di sicuro per quello che sto vedendo qua, un Bassano che aspetta molto, molto basso al Correggio, di sicuro ha visto le partite per esempio contro il Lodi, che Lodi ha fatto 3 o 4 gol in contropiedi, di sicuro che ha capito che in quel posto lì il Correggio sbagliava un po', quindi di sicuro sta cercando quello, però vedo un Correggio molto molto organizzato in difesa, con una tenuta di palla larga, quindi ogni partita è diversa dall'altra. Infatti una difesa molto concentrata, molto piazzata anche quando è schierata in attesa dell'attacco avversario. Gioco che riprende ora con un ingaggio a 2 all'angolo basso, Samuel Amato e Max Thiel. Tudela scambia con Thiel, cerca il suo ingresso in aria, cerca il suo taglio, Amato controlla bene, poi Osorio fa un finta di tiro, scarica per Fantozzi da lontanissimo davanti a sé Coi, altro giocatore molto pericoloso, se lo lascia in uno contro uno è veramente devastante, quindi avrà attuato Pablo Giaro le proprie contromisure per contenerlo. Tanto sono trascorsi 9 minuti all'inizio del primo tempo, 0-0 sempre il punteggio tra BDL Correggio e Ubroker Bassano. Osorio all'indietro per Fantozzi, Thiel in uscita verso Osorio, mancano 8 secondi alla conclusione, l'affetto in questo momento Osorio, poi dall'altra parte subito Cancella cerca di entrare in aria, conclusione a una mano controllata bene da Fabio Errico. Poi palla persa da Correggio, recupera Marcoi, cerca di correre Marcoi, tiro dalla distanza, poi subito Amato sulla ribattuta, al volo, controlla Fabio Errico, fa partire il contropiede correggese, tira in faccia al marcatore diretto Fantozzi, finisce fuori di poco la sua conclusione, scuccato, tiro di scuccato, parata di Errico, buona parata questa di Errico, perché scuccato è un gran tiro. Vediamo lì il replay, un tiro, quello, gran parata con la spalla di Fabio Errico. Diciamo che una partita che... Adesso ascoltiamo il time out del Correggio Hockey. Ripigliati. Ascolta me, non ascoltare gli altri. Tu ascolta me. Stai giocando bene, stai facendo bene le cose. Però ripigliati, perché non puoi andare a 2 all'ora. Ok? Bisogna che giocate di più sul laterale. Perché? Perché il laterale lo scambio viene. Se lo facciamo una volta viene, perché non lo ripetiamo? Ok?
gioca sul laterale, scarica, te la rende e fate lo scambio. Gioca sul laterale, la scarica e ti fai lo scambio. Non andare a fare il 4. Aspetta che venga e fate lo scambio. Vado anch'io basso ora, se... Calma, ok? La palla ti viene scaricata. Gioca giro a 3. Oh! Fate il doppio 6, fate un 6. Scarica da dietro, portate la palla dietro campo, dietro la porta. Alvaro, ok? Dai, forza, andiamo! È chiaro Paolo Jara al dirle, guarda, lo spazio si genera per il laterale, perché non devono provare con una squadra che è parata bene nel centro entrare in mezzo a due giocatori, impossibile. Quindi deve trovare sempre lo scambio laterale, l'ingresso per i lati. Quindi molto molto chiaro è stato Paolo nel suo time out. Come dicevi tra l'altro all'inizio di questa telecronaca, che attaccare lateralmente in modo perimetrale anziché andare in una difesa piazzata bene centralmente, sorprenderla alle spalle. Vediamo intanto in strato Samuele Muglia, l'anno scorso a Viareggio, prima ancora a Breganze. Tanto ci sarà bisogno probabilmente di pulire la pista, no? Infatti quello che diceva Pablo Jara, chiedeva anche maggior attenzione e ha dato anche molta carica, ho visto i suoi. Sì, le provo a caricare, quando un giocatore a volte va un po' con un cambio meno è molto importante che l'allenatore le dia una spinta animica. Probabilmente ha visto la faccia anche, ha voluto anche dare giustamente la sua carica. Gioco che può riprendere in questo momento a 15 minuti dal termine del primo tempo, sempre 0-0, cancela, tiro dalla distanza di Muglia, forse deve ancora un po' assaggiare la pista, conclusione debole. Dall'altra parte già Tudela cerca di sfruttare questa occasione, non vi riesce. Poi dall'altra parte subito Cancela all'indietro per Marcoi, che ha un po' di spazio centralmente. Cancela, scambiano i due, poi ora Samuel Amato, capitano del Ubroker Bassano, cerca spazio Marcoi, trova Samuele Muglia dietro porta, attenzione, pericoloso l'uomo dietro porta perché ha una visuale completamente diversa dagli altri giocatori in pista. Difende bene Correggio, che in questo momento si scopre un attimo, poi Coi, vedi come recuperano bene la posizione. Adesso gran parata di Enrico sul tiro, conclusione potente di Samuel Amato, però si è difesa bene a mio avviso Correggio, ha scalato bene le posizioni. Sì, il problema in questo momento qua, quando il Bassano fa un cambio in più, è molto importante che il Correggio sia concentrato, che faccia il cambio di marcatura, perché veramente quando aumenta la velocità del Bassano mette in difficoltà la squadra reggiana. Infatti ci siamo accorti che ha aumentato un po' i giri il Correggio, il Bassano, e quindi sarà anche una partita dispendiosa per i ragazzi di Pablo Jara stare un pochino dietro fisicamente anche a questo Bassano. Amato, Marcoi, posizione centrale, aspetta l'uscita di Cancela, scambiano i due, ancora Marcoi, sempre testa alta, cerca un inserimento, bravo qua Max Thiel a mettere il bastone, a interrompere l'azione bassanese. Poi dall'altra parte cerca un numero Fantozzi, perde palla, attenzione, Cancela, poi va con la stecca correttamente Fantozzi, poi qua sbaglia Tudela, poteva essere un'occasione potenziale per Correggio. Thiel dietro porta, scambia con Fantozzi, ci va lui al suo posto, cerca l'inserimento in area, cerca un alza e schiaccia, non si concretizza, poi tiene la palla Fantozzi, vede Osorio, tiro di Osorio ribattuto da Amato, ancora Tudela, pronto intanto a rientrare in pista capitano Zucchiatti. Dall'altra parte sul primo palo in uscita Català respinge la conclusione di Fantozzi, cerca di incunearsi ancora in area di rigore, non vi riesce, comunque ci sta provando anche Correggio, non vede il fallo l'arbitro in questo momento, contropiede per il Correggio, che in questo momento Osorio, conclusione al volo, palla finisce fuori, poi fallo di Osorio. Gran giocata dei cileni, una palla recuperata da Tudela, che Alvaro Osorio la prende al volo, ma sempre abbiamo un gran portiere. Ma non lo so, non sono sicuro se è palo o l'ha parato Català. Molto molto veloce. Vediamo. Buon assist. Com'è la parata? No, la parata Català con la spalla, sì. Perché non avevo sentito il metallo suonare. Quindi sì, quello ti dà un po' il segno che sia palo o no. Ma è stato bravissimo Català. Bene, il contropiede classico, eseguito alla perfezione. A spostare il portiere, però ci è arrivato.
Marcoi per Amato, intanto è entrato, è rientrato Zucchiatti. Muglia cerca un inserimento di un compagno, vede Marcoi dalla distanza che perde una brutta palla, parte il contropiede correggese, Tudela, buona era l'idea per Thiel, si chiudono le stecche, intanto Osorio, tiro rimpallato da Amato, riparte ora un 3 contro 2 per Lubro Carbassano. Amato cerca il centro della porta, ma trova Errico, ancora a respingerli. Errico in serata, sembra stasera, già delle buone parate. Tanto già dall'altra parte, Max Thiel. Va un po' troppo ferocemente qua Cancelo su Tudela, quindi tanto rivediamo. Amato ha cercato il centro dell'area di rigore, poi ha trovato una gran parata di Errico. A 11.43 dal termine del primo tempo, ancora reti bianche qui a Correggio tra BDL e Ubroker. Thiel dietro porta cerca e trova Osorio, spedisce la palla fuori. Cancella cerca di ripartire, forse si aiuta con un braccio, sì, abbiamo visto bene Tudela. Quindi quarto fallo di squadra per l'Ubroker Bassano, uno ne ha Correggio. Partita sostanzialmente abbastanza in equilibrio, qualche parata in più l'ha effettuato Errico, ma abbiamo visto anche buone azioni in questo caso. Sì, diciamo che è abbastanza equilibrata, arrivano da tutte e due le parti, però ovviamente non sono stati, i portieri sono stati bravi e anche i giocatori, le è mancato quel secondo di qualità per mettere la pallina dentro, però stavo vedendo una partita con Orni e Galcrudeli intanto che ha protestato contro l'arbitro, quindi gli è stato assegnato il warning, dovrà stare attento, non è una novità comunque conoscendo Roberto. Parte il contropiede bassanese ora con Cancela, cerca di entrare in aria, poi va dietro porta, scarica e scambio con Amato, scarica indietro per Muglia, cerca di prendere un po' velocità la manovra giallorossa. Amato cerca spazio, poi il tiro finisce fuori, recupera Muglia, cerca un alza schiaccia, era abbastanza libero qui, poteva fare di più forse la difesa correggese, ha lasciato Muglia un'altra schiaccia sul primo palo che per fortuna correggese non si è concretizzato. Ora Zucchiatti per Thiel, ancora Zucchiatti, capitano correggese per Osorio. Thiel, intanto abbiamo visto cadere a terra Tudela, non sappiamo se è stato colpito, non accetta le scuse. L'ha dato un colpo in faccia. Sì, sembra un colpo al volto, tra la bocca e il naso. Stiamo cercando di rivedere. Sì, una gomitata in faccia. Spallata, gomitata. Sì, una gomitata in faccia. Sì, forse qua. Ascolta, c'è time out. Sulle uscite che facciamo, ogni volta che facciamo, dobbiamo scaricare quando è il momento di scaricare. Quindi se si viene su, che si esce da un'uscita laterale, si riceve la palla, silenzio, si riceve una palla sul laterale, sulla parte si riceve, se si riceve, questa situazione è così, quando si parte forte, se non c'è un vantaggio, bisogna per forza scaricare, continuare e buttarsi dentro e giocare con l'uomo qua. Sei sempre dietro porta, ho detto, ogni tanto stai davanti, non stare dietro, ogni tanto sei dietro, ogni tanto sei davanti, specialmente quando c'è la giocata alta qua su, devi stare davanti per una deviazione, no dietro, ok? Dietro è un'altra giocata ancora, quindi facciamola bene. Sulle situazioni che abbiamo chiamato poi, stanno arbitrando in un certo modo, non fischiano niente, fischiano solamente per loro, quindi situazioni, sgambetti, e noi continuiamo a innervosirci e poi a fare quello che fanno loro e a noi ce le fischiano, quindi situazioni che dobbiamo capire, che quando giochiamo normale, non andiamo a fare cose che non dobbiamo fare. Qua Crudeli ha chiesto diversi tipi di giocate, soprattutto si riferiva anche a Samuele Muglia, da dietro porte anche ogni tanto andare davanti e soprattutto anche a prendere velocità negli scambi, negli usciti dai blocchi. E soprattutto non entrare in falli, infatti a Paolo Cancella l'ho messo giù perché non voleva che entrassero in un gioco più fisico. Sì, è stato intelligente Crudeli qui, magari rientrerà fra 2 o 3 minuti, però magari non era il momento per lo rifresca un po'. Esatto. Riparte intanto Muglia quando mancano 10 minuti e 10 secondi al termine di questo primo tempo, che vede ancora il punteggio di 0-0. Scuccato Samuel Amato per Coi.
scarica per Scuccato, controllato bene da Osorio, ma tutta la difesa correggese si sta comportando bene, lasciando i tiri da fuori ovviamente, però pochi ingressi in area, soprattutto dalla, anche dalla parte centrale. Riparte Thiel, brutta palla persa da Thiel, ha scaricato direttamente a Muglia, vede Scuccato, bravo Scuccato a favorire l'ingresso di Coi, che però è stato fortunatamente per Correggio controllato bene. Ancora Amato, Amato tira, ancora la difesa correggese si chiude, chiede attenzione Pablo Jara, chiede usare la testa, errori che comunque sono stati... Sono errori che a Correggio, o sea, contro Lodi almeno al Correggio le costava un gol. Questa volta Correggio ha avuto più fortuna, però sono quegli errori di ultimo uomo che non può il Correggio continuare a fare. Anche perché contro una squadra piena di talento come quella del Bassano, questi errori li puoi sicuramente pagare. Assicuro. Zucchiatti, Thiel. Prende campo ora Tudela, cerca di pattinare e di far uscire un po' la squadra bassanese che abbiamo visto aspettare ancora come faceva all'inizio partita. Cerca un tiro dalla distanza, pericoloso questo di Thiel. Qualche difficoltà per Català che comunque respinge bene. Dall'altra parte fallo di squadra, il secondo per Correggio su Muglia. Anche Correggio difende alta invece, abbiamo visto a differenza del Bassano, quindi magari ha una condizione fisica anche che può permettere questo tipo di gioco, questo tipo di difesa. Sì, sì, ha dei giocatori con una potenza fisica importante, l'unico che deve un po' gestire questa forza fisica, perché ha una panchina abbastanza corta, perché con un giocatore molto giovane in panchina, quindi per partite come questa deve un po' gestirla e capire quando spingere e quando no. Certamente, infatti... Reggio anche squadra molto molto giovane rispetto alla squadra veneta. Terzo, falli di squadra sono 3 per Correggio e 5 per Bassano, 0-0 ancora il punteggio a 8:34 dal termine di questo primo tempo. Altro fallo di squadra correggese, una fattispecie di Tudela. Crudeli ha escluso Cansela per questo momento dal match, appunto per il nervosismo. Qualche volta anche a Coi erano costate del giornata di squalifica. È la sesta partita per Coi, perché ha dovuto scontare le squalifiche dell'anno precedente. Ha avuto qualche problema. Sono un giocatore molto importante tecnicamente, ma con un agonismo ancora più forte. Tanto il gol di Muglia, trovato con un assist al bacio di Marco Coi. Ha trovato Muglia, movimento d'attaccante puro di Muglia, che ha deviato la palla in rete. Quando mancano 8 minuti, tanto stiamo rivedendo, Marco è testa alta, guarda come pesca Samuele Muglia, che si è liberato. Sì, fare un movimento, Marco cerca il passo, uno sul compagno fa una specie di blocco per togliere la visuale e Muglia perfettamente fa il giro e lascia senza possibilità al portiere Fabio Errico. Gol davvero attaccante, quello di Samuele Muglia, in un buonissimo momento. Settimo gol per lui in questa stagione. Tanto bella parata di Català sul tiro di Tudela. Bassano passa in vantaggio, sblocca questa partita. Vediamo se Correggio ora cercherà più azioni d'attacco. Comunque la partita è lunghissima e abbiamo... visto anche sarà molto dispendioso, quindi vediamo come si organizzerà. Cansela intanto rientrato in pista per Samuel Amato. Ancora Cansela. Mi dicevi tu Toto, la panchina correggese è un po' più corta di quella del Bassano nonostante l'assenza di Ambrosi, quindi dovrà gestire un po' tutte le forze. Rientra intanto Fantozzi in questo momento, Thiel in possesso di palla, riesce a tenerla in bello stile. Fantozzi ancora per Thiel, troppo lunga la misura del passaggio e Cansela fa ripartire subito Muglia, che vuole sfruttare il buon momento per la squadra di Crudeli. Muglia finisce a terra, scivola, è molto, vediamo, secondo me non ho visto il fallo, però vediamo il replay, però l'arbitro non l'ha visto neanche lui, secondo me le fa il warning per simulazione. Stiamo a vedere cosa decidono.
No, intanto c'è un patine. Sì, c'è un patine, sì. Contatto tra patine e patine. C'è stato un contatto col patine. Lo invita a rialzarsi. È stato molto veloce, ma se tu guardi il patine di Andrea Fantozzi, sì, l'ho toccato ovviamente senza cattiveria, sì. però è stato il tocco ai patine. C'è stato, sì, sul patine di richiamo, non avevamo visto in diretta. Però gli ha dato la simulazione. Sì, gli ha dato la simulazione, non l'ha visto. Ma è stato così veloce che non l'abbiamo visto neanche noi. Sì, è vero. Però è molto importante il correggio in questo momento, è una prova di carattere, di testa, e continuare a fare quello che stava facendo fino adesso, che non stava facendo assolutamente male. Speriamo che con questo gol del Bassano la squadra padrona di casa continui a fare quello che stava facendo. Metà del gol, secondo me, va attribuito a Marco Oi, che ha visto da una distanza siderale il compagno smarcarsi. Tanto Fantozzi cerca in area Zucchiatti, non riesce la deviazione. Tanto è entrato Casari, si va a posizionare davanti a Català, può fare i blocchi nella fattispecie per Zucchiatti, poi cerca il tiro dalla distanza Tudela, in occasione finisce fuori Amato, scuccato, si porta verso il centro, va a incrociare, ora all'indietro per Amato, Cancela. Ho visto più convinta adesso la squadra di Crudeli, forse forte del risultato sbloccato quando mancano 6 minuti e 5 secondi alla fine del primo tempo. BDL Correggio 0, Broker Bassano 1. Scuccato all'indietro per Amato, nella posizione del metà campo, carica su Cancela, Muglia di fatto ha spezzato un po' la partita con i suoi movimenti. Ha dato molte più alternative al gioco di Crudeli. Sì, un giocatore che si sa muovere molto bene, alto, e dà velocità, porta con sé le marcature del Correggio, quindi è una gran scelta che ha fatto Roberto metterlo dentro. Proprio così. Zucchiatti per Tudela. Casari, giovanissimo Casari, è entrato in pista ora per dar manforte al quintetto correggese. Zucchiatti all'indietro per Fantozzi, difesa del Bassano sempre attenta, e ora recupera palla Cancela, va in contropiede Muglia ancora non riesce a concludere, un gran assist di Cancela, a volte Muglia impreciso ma anche contrastato dalla difesa correggese in modo efficace. Ancora Cancela, cerca qualche compagno che si libera della marcatura, dall'ultimo uomo ora scuccato, cerca il tiro, viene rimpallato e Zucchiatti ha buon gioco a impossessarsi della pallina, a far ripartire il Correggio. Zucchiatti ora va dietro porta, scarica per Fantozzi che cerca il primo palo in girata, palla finisce nell'esterno della rete, riprende la palla capitano Samuel Amato, subito tre passaggi quasi in area, è arrivato Bassano, dall'altra parte Tudela cerca una conclusione, buon gioco ancora una volta difesa del Bassano, ma è un Correggio che comunque non ha subito il contraccolpo psicologico dopo il primo gol di Bassano. Ora gran parata di Errico, Correggio che si sta comportando bene nonostante lo svantaggio, non ha influito sulla prestazione fino a questo momento. Sì, ha reagito molto bene al gol de Muglia, una partita, però anche il Bassano ha continuato a difendere come stava difendendo, non viene una partita molto ordinata tatticamente. Cancela scarica su scuccato, trova ancora un grande Fabio Errico, e ora time out. Sentiamo il time out de Correggio Hockey. Ferma, grazie. Allora, mi ha buttato una palla in mezzo e mi ha preso un contropiede. Fermi, mi ascoltate per favore. Fermi. Allora, vi ho chiesto di giocare per 6. 6, non che faccio metà, poi mi fermo, poi ricomincio. No, 6. Una cosa, 6. 6. 6. Tiro. Doppio. Corridoio. Doppio 6. Non si può. Laterale. Avete portato la palla dietro porta? No. E perché non la portate? Ma ora è ma bocca, io vado in porta. Posso dire una cosa? Calma, mi serve che facciamo una cosa tutti insieme. Si dice di giocare sul laterale, si gioca sul laterale. Mi pianto qui, passaggio, l'uomo esce, scambio. Semplice,
il blocco. Questo blocco. Facciamo il blocco, entriamo dentro, sì. Però posso dire una cosa? Non entriamo mai dentro. Quando facciamo il 6, questo che fa il blocco, o si apre o taglia, perché sennò questo qua rimane lì. E non sa se darla ancora là. Deve andare. Ma se va, uno ma sceglie cosa fare. Ma è lo stesso del blocco qua. Se è sempre lì fermo, il uomo non parte. Abbiamo sentito Pablo Jarre caricare ancora la squadra perché ci crede giustamente e ho visto anche sentito una squadra sul pezzo. Sì, sì, certo, vedono che difesa stanno lavorando bene, ma lui chiede fare i blocchi, che sono le giocate per fare l'ingresso e l'ingresso per arrivare in porta e fare dei danni, perché ovviamente vede che sono con un gol sotto e devono aprire il marcatore. Chiede ovviamente più coraggio a questa squadra nelle conclusioni offensive. 3:39 intanto da giocare ancora di questo primo tempo. Fantozzi in possesso di pallina, cerca l'ingresso in area, poi tira su Scuccato che devia la palla, quindi si riprenderà con una punizione a favore del Correggio. Prossimi impegni, la 10ª giornata, Correggio andrà a Monza in un vero e proprio spareggio. Intanto conclusione, attenzione per Zucchiatti che si trova la palla lì davanti a Català, non riesce a concludere, questa fosse la occasione più grossa per Correggio. Intanto Scuccato dall'altra parte cerca di ubriacare Casari che comunque rimane davanti e stoppa la sua conclusione. Diciamo Correggio va a Monza, Monza ha 5 punti, Correggio ne ha 3, quindi sarà lì l'occasione per cercare di fare punti sicuramente, un'avversaria diretta per la zona retrocessione. Sono quelle partite che sembrano delle finali praticamente. Ah, sicuro. Intanto Zucchiatti perde palla, va in contropiede, Cansela, un 2 contro 2 con Scuccato, Cansela, tiro. Fantozzi respinge la conclusione, parte il contropiede Correggese, Tudela, tiro di Tudela, ancora deviato. Non concedono troppi contropiedi, difese ancora attente. E sono sempre ben... sono sempre ben posizionati di fronte a Català, quindi veramente molto difficile passare la difesa e dopo di sicuro a Català farle un gol non è facilissimo. Certamente, ora dal lato destro Cansela cerca lo spirale, non vi riesce, dall'altra parte subito Fantozzi, ancora ribattuta, serie di contropiedi, Coi, troppo lungo il passaggio per Samuel Amato. Abbiamo visto la difesa di Bassano, soprattutto quando nei 3 contro 2 riescono a posizionarsi molto bene e a non far pesare l'inferiorità numerica del caso. Coi, 1:50 ancora da giocare di questo primo tempo, Scuccato, Cansela cerca di liberarsi, Zucchiatti molto bravo qua a recuperare pallina. Hanno fatto bene i cambi di marcatura, che è molto molto difficile farlo bene, specialmente con una squadra del genere, contro una squadra del genere, però il Correggio lo sta facendo fino adesso molto molto bene. Quando entra Max Thiel, ora in possesso di palla, cerca azione personale, poi scarica per Zucchiatti, vero metronomo di questa squadra. Bella palla di Zucchiatti, controllato da Coi, poi fallo di squadra, forse ho visto una spinta qua l'arbitro, quinto fallo di squadra Correggese, 6 ne ha Lubroker Bassano, vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Samuele Muglia su assist di Mark Coi. Brutta palla persa da Coi, in questo momento gol di Max Thiel, innalza e schiaccia. Gran gol di Max Thiel, dell'attaccante tedesco, un uomo che quando è di fronte al portiere cosa fare. È un tedesco perché è stato veramente molto freddo e poi un gran gol. Freddissimo, tecnicamente. Ha approfittato questa perdita di palla di un giocatore come Mark Coi che sbaglia pochissimo, però questo sono i secondi di partita dove devi essere freddo e Max Thiel è stato all'altezza. Allo è stato, sì, ha fatto un gran gol, si è trovato un regalo, diciamolo, di Mark Coi, che sicuramente vorrà riscattarsi, conoscendolo farà di tutto per riscattarsi. Comunque di fatto gli ha regalato una grossa occasione che Max Thiel ha Casari all'indietro per Fantozzi. Cerca di partire, 40 secondi al termine, attenzione ancora Fantozzi, ora cerca di sfruttare il bel momento Correggio, gran palla di Zucchiatti e Zucchiatti va in vantaggio Correggio, bravissimo Fantozzi a trovare libero. Gran giocata di Fantozzi, di Andrea Fantozzi e Enrico Zucchiatti, un difensore
ma è stato freddo anche lui, è stato posizionato perfettamente con la steca, si è spostato la sua marcatura e ha definito veramente come un attaccante. Qua completamente perso qua Zucchiatti, la Correggio, poi tiro ribattuto dalla difesa correggese ora gli ultimi secondi. È molto importante per il Correggio non prendere gol, perché è quello che ha subito nelle ultime partite, ogni volta che fa un gol li prende, quindi questa volta loro lo sanno, devono usare l'intelligenza soprattutto. 1-2 di Correggio che va in vantaggio, vediamo se riesce a terminare in vantaggio questo primo tempo. 5 secondi, terrà la palla probabilmente Max Thiel, autore del momentaneo pareggio. Finisce qui primo tempo che vede il Correggio avanti 2-1, una partita che si è ravvivata nel finale dopo un sostanziale equilibrio e il vantaggio del Bassano. Nel momento migliore forse del Bassano, il Correggio pareggia dopo un regalo di Marcoi su Max Thiel e ha segnato subito dopo per il primo vantaggio. Vediamo intanto i gol, Muglia su assist di Coi, lo rivediamo anche la telecamera dietro, poi il regalo di Mark Coy, il gran alza e schiaccia di Max Thiel che ha approfittato subito del regalo. E vediamo anche Fantozzi che va dietro porta, aspetta il momento migliore per servire Zucchiatti che colpisce e porta in vantaggio Correggio. Vantaggio meritato secondo te, Toto? È un vantaggio, una partita molto equilibrata, quindi il risultato che si presentava uno sopra un altro poteva essere qualsiasi due, però veramente il Correggio è saputo lavorare maturamente a differenza di altre partite e continuare a fare il gioco dopo il gol subito, quindi è molto importante quello che sta facendo il Correggio, ma è sicuro di fronte a una squadra che sa rimontare un risultato, quindi secondo me ne abbiamo un gran secondo tempo. Ce lo auguriamo, è tutto per il momento, per questo primo tempo, a risentirci per i secondi 25 minuti di gioco.
Amici sportivi, bentornati da Sandro Ranieri e da Toto Bastias qui per il secondo tempo. Stiamo rivedendo intanto i gol del primo, che vede in vantaggio il Correggio, il primo gol di Samuele Muglia, che aveva portato momentaneamente in vantaggio il Bassano. Assist di Coi e tapin di Muglia, qua lo stesso Coi perde palle, gran numero di Max Thiel che pareggia, mettendo le spalle di Català, e qui Fantozzi che trova lo spiraglio per servire Zucchiatti, il capitano correggese, che ha regalato il momentaneo vantaggio. Ti dico una curiosità di questo gol, loro nel time out avevano un po' discusso Zucchiatti con Andrea Fantozzi, ma dopo questo gol che si sono capiti alla perfezione, dopo sono andati allo spogliatoio abbracciandosi, perché si sono messi d'accordo dopo con questo gol. È un bel modo di fare pace. Coraggio, quindi termina in vantaggio questo primo tempo, dove dopo aver sofferto un pochino, ma dopo aver reagito subito alla rete di svantaggio, abbiamo visto come chiesto dal tecnico nei vari time out che abbiamo sentito, grazie a Marzia Cattini, del tecnico Pablo Giara, ha chiesto sempre di rimanere sul pezzo la squadra, di restare concentrata, e questo ha pagato sicuramente. Intanto comincia in questo momento il secondo tempo, diamo un'occhiata ai quintetti. Correggio che attacca subito con Fantozzi, cerca Zucchiatti, tiro, conclusione forse sporcata da Diego Casari che era davanti a Català. Vogliamo un'occhiata ai quintetti del Correggio che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, maglia bianca, il portiere Fabio Errico e gli esterni Zucchiatti, Thiel, tanto Coi subito cerca la porta, non la trova, dall'altra parte Cancela, tiro più un assist per Muglia cercato in questo caso, diciamo il quintetto correggese di esterni, Fantozzi, Zucchiatti, Thiel e Diego Casari, mentre per la squadra di Roberto Crudeli, maglia giallorossa, in porta Adria Català, gli esterni Marco Coi, Pablo Cancela, Samuele Muglia e Samuel Amato. Partita iniziata subito, secondo tempo iniziato subito su ritmi alti. Zucchiatti, no look per Casari che esce, ha iniziato molto bene Casari anche nel primo ingresso nel primo tempo, abbiamo visto subito concentrato nonostante la sua giovanissima età, vero Toto? Molto giovane, diciamo che è la promessa della casa, del Correggio, è un ragazzo molto giovane che ha fatto praticamente tutta la sua carriera qua, quindi veramente se una città punta a lui. Auguriamo un futuro roseo a lui come gli altri giovani che sono per il momento in panchina qui questa sera, Caroli a Righi, Amato per Coi, abbiamo visto il Coi è stato, tanto cerca la conclusione, finisce fuori di poco, bravo qua Fantozzi a ripartire in quinta marcia, finta di tiro, poi Coi va su di lui, attenzione Fantozzi ha un po' di spazio, non cerca di entrare in area, non cerca di forzare, abbiamo visto Coi il primo di tutti i 10 in pista a rientrare dopo il primo tempo, sicuramente stava pensando probabilmente all'errore che ha fatto, che è costato il pareggio, sicuramente vorrà rifarsi, conoscendolo, la sua grinta, un giocatore di temperamento, di gran tecnica e gran pattinaggio. In questo caso infrazione di Casari, quindi riparte subito Muglia, attenzione, Coraggio non si deve scoprire come fa in questo caso, già un 3 contro 2, ribalta la situazione, attenzione, cerca scambio tra Fantozzi e Casari, tiro di Casari, viene deviato, bella questo contropiede correggese, applausi del pubblico. Toto, ha cominciato bene il Correggio questo secondo tempo. Ha cominciato carico e di sicuro il gol negli ultimi secondi del primo tempo le ha servito, è stata una spinta animica, per la morale molto importante quello, quindi si vede adesso che sono carichi e di sicuro vogliono dare il suo fino alla fine. Ricordiamo, perché non l'abbiamo detto in questo secondo tempo, che Bassano è orfana del suo giocatore migliore, lo possiamo dire, Federico Ambrosio, che ha rimediato una frattura composta con il dito della mano e quindi ne avrà per 30-40 giorni. Abbiamo parlato anche con il main sponsor Spallanzani dell'U Broker, molto, ovviamente molto dispiaciuto, ha detto Ambrosio è un giocatore che non si può sostituire e quindi questa assenza pesa sicuramente tanto per Bassano, che comunque ha i giocatori per poter ribaltare qualsiasi situazione, l'abbiamo visto, tutti molto tecnici, molto bravi e con grande esperienza. Thiel per Fantozzi, iniziato
gran carriera, tiro di Fantozzi, finisce fuori di poco, poi Coi non riesce a ripartire, Amato vede Cancela dall'altra parte, capitano Amato per Coi. Ancora Coi, tiro di Coi, finisce fuori di poco, si affidano conclusioni. Ora deve stare attento a Muglia, a questo ingresso di Muglia. Thiel è arrivato un po' in ritardo in questa occasione. Dall'altra parte tiro di Amato, qualche difficoltà per Erico, comunque riesce a respingere. Ancora possesso per la squadra giallorossa. Coi prende campo, bravissimo qua Casari a stargli dietro, è stato decisivo forse, perché Coi poteva andare al tiro. Zucchiatti dall'altra parte cerca anche lui la conclusione, poi Casari sembra molto più maturo della sua età. Casari, sì, sì, è un giocatore che da due anni ha, si sta allenando con la 1, 3 credo, quindi è un giocatore che non sente questa responsabilità. Lui è già parte della 1, è un giocatore della 1, quindi è un giocatore con tanta personalità. Abbiamo infatti visto perfettamente sul pezzo, è integrato con questa squadra, intanto è uscito in questo momento, è rientrato Tudela. Sono passati intanto 4 minuti di questo secondo tempo, sempre Correggio in avanti per 2-1 su Bassano. Thiel, il cuore del momentaneo pareggio, vede l'ingresso di Fantozzi, ma Cancela è attento, fa ripartire il 4-3 bassanese, poi Coi qui è impreciso su Muglia. Ovviamente Bassano si affida a Muglia in questo buon momento. Dall'altra parte conclusione che finisce fuori di Tudela, era postato bene, conclusione un po' alta, troppo alta. Thiel per Tudela, già coordinato, ora Correggio in maniera un po' perimetrale, anche perché Bassano chiude un po' i varchi centrali. Thiel cerca l'azione personale, guadagna il centro e il limite dell'area di rigore, conclusione che finisce fuori. Comunque una buona occasione, buona partita di Max Thiel, gran partita fino adesso. Sì, sì, il tedesco, una gran partita che sta facendo Max, e non solo in attacco, anche in difesa, un uomo che sta dando tutto al recupero della palla, quindi sta facendo una gran partita, anche lui molto giovane Max Thiel. Tanto fallo di squadra fischiato a Correggio, mentre è rientrato Scuccato al posto di Muglia. Cancela indietro per Coi, che cerca di prendere un po' di velocità e di guadagnare il suo, tanto cerca il tiro accompagnato, non è andato alla sua posizione preferita, ha disorientato l'avversario, ha tirato, ma Errico ancora attento, gran prestazione di Errico, lo ricordiamo un'altra volta. Tudela sul lato destro, scambio con Fantozzi, ora c'è un cambio, rientra Alvaro Osorio, fa spazio Zucchiatti, dietro porta ora a Tudela, cerca l'ingresso in area, in qualche modo viene controllato dalla difesa bassanese in maniera efficace. Cancela, attenzione, finta di tiro Cancela, poi cerca Coi, bravo in un primo momento Thiel, poi dall'altra parte Cancela davanti a Errico che gli va davanti. Questa è una parata che ci puoi raccontare, perché gli ha chiuso lo specchio della porta, è chiuso, andato anche oltre la lunetta, quindi molto importante quello che ha fatto Fabio Errico, perché quando vai fuori e chiude lo specchio della porta lasci poco spazio della porta scoperta, quindi molto molto bravo, molto reattivo Fabio Errico, molto sveglio, sì. Osorio dietro porta per Fantozzi, cerca un varco Fantozzi per se stesso, cerca un alza e schiaccia, poi riesce a mantenere il possesso di palla, dopo il rimpallo viene raddoppiato da Coi, buon gioco Coi che ora subisce fallo. Settimo fallo di squadra, comincia un po' a aumentare falli di squadra, 7 per Correggio, 6 per Bassano. Coi lo porta fuori Osorio, poi scarica dentro l'area, in questo caso Amato non tanto con le buone, recupera questa palla, poi contropiede Correggese, attenzione Fantozzi, Thiel, Fantozzi, scambiano i due, ancora Thiel non riesce a concludere, poi Caparbio va a recuperare palla. Tedesco veramente gran partita la sua. Sta giocando una gran partita Max Thiel, anche lui viene dall'Europeo con la sua nazionale, è stato il migliore di sicuro della sua squadra, quindi viene con anche lui con una voglia di mostrare qua nella stagione quanto vale. 4 gol per lui in questo campionato,
ora in possesso di pallina, 17:50 da giocare di questa partita, 2-1 per Correggio ancora, Tedesco in possesso di palla, fuori ora per Fantozzi, mancano 6 secondi, sta facendo notare portiere Erico, conclusione velleitaria in questo caso, però ci può stare perché stava scadendo il termine, scuccato Coi cercherà di aumentare i giri, ora Bassano, Coi a spazio, attenzione, conclusione centrale, è potente, è un missile quello che ha Marco Coi, si lo sfrutta dalla di parte, più veramente è molto complicato per i portieri da entrambe le parti, mi permetto di dire, dal dritto e dal rovescio, se ha spazio, se ha un metro, Coi è veramente molto molto pericoloso. Ma il Correggio è stato bravo oggi a non lasciare lo spazio per prendere velocità, perché quando lui fa la diagonale gli fa un tiro veramente, è molto molto difficile per i portieri. Tanto eccesso di altruismo forse qua, e dall'altra parte Cancela trova un grande Fabio Errico ancora a respingere in questo contropiede, eccesso di altruismo di Tudeli in questo, nell'occasione di prima, che non è riuscito a concludere questo contropiede. Poi dall'altra parte si trova la palla in uno contro uno, Tiel con Coi contro Coi, non riesce a concludere bene, gli fa da scudo Coi in questo caso, partita molto veloce, ora sbaglio di scuccato, Tudela ancora Tiel, e stavolta c'è un grande Català che in duplice intervento regala un contropiede ancora per il giocatore giallorossi, Cancela ancora, Català tremendo, Català è stato impressionante, ha parato 2-3 volte e ha dato anche l'assist per un contrapiedi, quello è l'importante di un portiere in forma, Io non vado a ripetere queste cose qui, però ragazzi va bene tutto, però queste cose qui, no, comunque si esce dalla situazione, no, non c'è nulla la cazzata, prima Mark dove sei? Prima, ora due volte hai fatto bene intercettato, prima continuiamo a guardare i nostri uomini, se va via un uomo al compagno è inutile che mi metta a guardare la palla e rimane libero un uomo sulla che può tirare di prima, che poi sbaglio il tiro, però bisogna essere sicuramente lì. Noi manteniamo la marcatura lasciamo la palla a Adri, okay? E facciamo questo, l'abbiamo fatto bene adesso, andiamo dentro qui, l'abbiamo fatto, è capitato, abbiamo avuto un sacco di tempo per fare gol, mettiamola adesso, ragazzi, è il momento di metterla, dai. L'intervento di Català e il successivo assist, che lo stiamo rivedendo le azioni intanto. Sì, è molto importante che un portiere pare, però se ha una stecca uguale di tutti deve usarla per assistere ai compagni, può essere il primo giocatore in attacco, quindi quello è molto importante che i preparatori di portieri facciano vedere parate così e interventi così ai ragazzi, perché veramente è il primo attaccante che ha una squadra, è il portiere. E diventa di fatto un giocatore di movimento, stiamo vedendo le varie conclusioni, poi forse vedremo anche questo. Riprende tanto il gioco con Correggio in avanti, a 16:10 dal termine della partita, Zucchiatti, 2-1 per Correggio, dopo essere passata in svantaggio, ha ribaltato la partita nel primo tempo ed è ancora questo il punteggio. Dopo 9 minuti dall'inizio del secondo, Amato cerca dall'altra parte Cancela, abbiamo sentito un Crudeli calmo, che comunque non è scontentando, il tiro di Tudela finisce fuori, abbiamo sentito un Crudeli che non è del tutto scontento di questa prestazione, continuando a incitare i suoi, a dire dai che prima o poi viene. Osorio intanto cerca di disorientare Muglia che è entrato, poi finta un'alza schiaccia, va dietro per Fantozzi da ultimo uomo per l'uscita di Tudela. Zucchiatti gioca tranquillo il Correggio, non vediamo apprensione nelle giocate, quindi è anche un sintomo di sicurezza, di crede nei propri mezzi. Gran parata ora di Català, un tiro insidioso di Alvaro Osorio, e ora altro time out, lo stiamo rivedendo. Sì, a volte i portieri non si aspettano un tiro così senza angolo, però è stato come sempre grandissimo Català. Ho chiamato io dal mouse, perché ogni volta che partono in contropiede sono pericolosi. Bisogna stare attenti, bisogna giocare come stiamo giocando, possesso lungo va bene, creiamo, mettiamoci in condizione di fare la giocata. Quindi un possesso di giro a tre, un possesso laterale dietro porta e allora parto a fare la giocata. Viene, sì. Viene, scambio, blocco,
tiro. Dai taglio. Dai taglio, c'era anche quello lì. Ok. No, stiamo che andando bene. Ok. Non forzare. Infatti. Non forzare. Non forzare. Non forzare. Perché non sei il fine. Sì, anche prima che siamo tutti dentro, io l'ho scaricato a Enrico perché vedeva che erano tutti chiusi. Sì, però facciamo ancora il peso lungo. Se non stai fino, se non stai fino, juega la pelota. Juegala, dai corta, dai bloquea, dai corta. E después pruebas. Nel momento che prendiamo fallo dobbiamo essere veloci. Torniamo velocissimo. Lettura veloce a rientrare. Lettura veloce. Attaccarsi comunque. Ok. Va bene. L'uomo non lasciamo andare i fatti. L'uomo in aria, davanti. L'uomo in aria, incollato. Ok. Dai. Abbiamo sentito Pablo Jara dare indicazioni sempre con molta grinta come lo conosciamo, ma anche per fare un po' rifiatare la squadra, perché ovviamente sono ancora 15 minuti da giocare e tenere questo ritmo è veramente difficile. Sì, sì, di sicuro, per quello che ho capito di questo, vuole, se ricordiamo all'inizio della partita, il Correggio cominciava a fare un possesso palla lungo, con un giro a tre, con giocare, con tenere la palla, non entrare, non forzare l'ingresso, quando adesso attacca il Bassano. Cancela dietro porta, una palla persa, attenzione, trova, scucchiato, conclusione, ancora attento Erico, 2-1, ancora Correggio, per Tudela che trova in forma un gran Català che respinge sul primo palo. Questa è una gran gara dei portieri, tutti e due stanno facendo una gran partita. Poi io conosco anche Fabio Erico molto bene e so che quando è in serata è veramente difficile fargli gol. Ora infrazione nell'area bassanese, il possesso torna per gli uomini di Crudeli, Cancela cerca di sfruttare il blocco di Muglia, attento Fantozzi che va con lui, gli concede solo lo scarico all'indietro per Scuccato, esce dal blocco Cancela, trova Muglia che però non è in posizione pericolosa, quindi Correggio, come dicevamo, in difesa piazzata, sta interpretando molto bene la partita. Ora Muglia cerca di entrare dall'altra parte, cerca un alzo e schiaccia, pericoloso. Ancora Cancela per Scuccato, finta il tiro, palla all'indietro. Diciamo che Muglia è il giocatore più insidioso del Bassano in attacco. E infatti anche nel primo tempo, dopo un sostanziale equilibrio, ne aveva comunque determinato il vantaggio bassanese e era stato anche molto pericoloso in seguito. Sì, sì, senza Brosio deve trovare uno e mettersi la maglia del Bomber. In questo caso Muglia sta facendo molto bene in attacco. Compito molto difficile però. Difficile, che, sì. Contro il Sarzana gli è riuscito anche molto bene la sua doppietta per il 5-4 del Bassano, e che aveva affrontato la terza vittoria consecutiva. Cancela, 2-2, Cancela, bravo Zucchiatti, suo capolinea, vede un no look ora per Tudela, non si conclude lo scambio, poi fallo di squadra, attenzione che si prosegue, un arbitro aveva fischiato il fallo di squadra, poi è stato lasciato proseguire perché in effetti c'era il vantaggio del contropiede dall'altra parte. Attenzione ora Amato, Zucchiatti, intervento clamoroso su Amato che era praticamente lanciato verso la porta. Ora Fantozzi cerca di incunearsi, bravo Català col bastone, ora qua forse c'è un fallo, una trattenuta di stecca non rilevato dagli arbitri. Squadra molto alta, il Correggio difende molto alto ancora, costringe all'errore Muglia, ne esce qui Osorio ma non è seguito dai compagni, deve uscire Tudela, quindi sì, si è visto Gabri sta un po' sentendo la mancanza del fiato, quindi ha chiesto il cambio perché veramente. Attenzione ora Cancela, ancora un super Errico, gli sbarra la strada, si dispera Cancela, veramente un super serata Fabio Errico. Sì, sì, però ho visto bene al Correggio la transizione dall'attacco alla difesa, quello lo non è stato bene contro Lodi, ma questa volta, ogni volta che vanno in attacco, sono sempre organizzati bene in difesa. Quindi molto bene questo che sta facendo Pablo di preoccuparsi di questa transizione difensiva al momento che finisce un attacco. Nelle giovanili, soprattutto anche quando giocavo nelle giovanili, la prima cosa che mi dicevano è devi rientrare più forte di come vai in avanti. Quello sicuro. E stasera Correggio lo sta interpretando bene. Scuccato, palla dentro, attenzione per la deviazione di Muglia che abbiamo visto fare male nel primo tempo a Correggio, stavolta più sfortunato Thiel, gara solida la sua di sostanza oltre a un gran gol. Osorio, palla per Zucchiatti che è raddoppiato, vede il fallo di squadra,
un po' troppa veemenza. Ottavo fa, no, otto ne ha Correggio di falli di squadra, sette ne ha Bassano. Ci avviciniamo alla fatidica quota 10. A 12.08 dal termine di questa partita, sempre, il risultato è sempre quello del primo tempo, ovvero Correggio 2, Bassano 1. Thiel si libera molto bene di Cansela, poi può andare solo dietro porta, ma non tiene possesso di palla per Correggio. Vede Osorio ben appostato che tira direttamente verso Català, che è bravo a respingere, far ripartire Scuccato. Difesa correggese molto molto positiva. Poi fallo di Scuccato, nono fallo di squadra, forse un fallo che poteva evitare qua Scuccato perché era lontanissimo. Infatti Crudele si arrabbia, lo vedo. Ottavo fallo di squadra su ospite, sì. Parità nei falli di squadra, 8-8, sono comunque tanti. Bello stile, Thiel esce da una brutta situazione, mantiene la palla, poi in un vicolo un po' cieco, devono aiutarlo un po' i compagni. Zucchiatti viene fuori, correggio da questa situazione, bene. Fantozzi va in pressing, ora Bassano, Fantozzi tiro, conclusione, che qua esce Català, gran parata, ma all'ugual che coi Andrea Fantozzi, quando prende velocità e tira di piatto, veramente ha un missile. Ha un tiro molto secco, abbiamo visto. Zucchiatti perde palla qua, attenzione, Cansela che però è solo. Bravo qua Osorio a levargli la palla, sporcargli il controllo e a recuperare per Correggio. Correggio un po' stanca, ma Fantozzi subito va davanti a Català, cerca di superarlo, ma non vi riesce. Gran cambio di ritmo di Fantozzi, ha impresso, ha lasciato sul posto il diretto marcatore. Ora Coi, finta di tiro, sta con lui Osorio, cerca un compagno in mezzo, attenzione, ora è da solo davanti al portiere Fantozzi, Català super con la mano di richiamo, ancora una volta decisivo a tenere i suoi. Gran parata Català, veramente un portiere che tiene in partita al Bassano, eh? Poi parate spettacolare, permettimi di dire, perché sì, col guanto cambiato, veramente un acrobatico, anche veramente freddo, un uno contro uno, aspettare fino alla fine al giocatore è molto difficile, e questo qua si vede l'esperienza e ha fatto veramente bene. Portieri sono stati migliori in pista a mio avviso stasera. Sì, sicuro. Vedo anche un gran Andrea Fantozzi in questo momento. Tiro di Fantozzi, finisce fuori, qua impreciso, perché aveva fatto tutto bene tranne la conclusione. Molto ispirato in questo momento Fantozzi, un gran momento per lui. Coi, tiro dalla distanza, un po' sfiduciato qua Mark. Cansela, ancora Coi, 9.35 da giocare. Coi, non forza, Bassano attacca con pazienza, comunque contro una difesa granitica stasera, fino a questo momento almeno, quella organizzata da tecnico cileno Pablo Giara. Muglia per Amato, cerca quel compagno in mezzo, difesa correggese che si chiude, riparte, adesso attacca, difende alta la formazione di Crudeli, deve andare comunque a cercare palla perché vuole sfruttare anche un po' la stanchezza dei giocatori di Ara. Ma intanto improprio Thiel, bisogna delle maniere un po' forti Coi per affrontarlo, e comunque corregge ancora la pallina, ancora 35 secondi per attaccare. Osorio per Tudela, Thiel, tre stranieri in pista in questo momento, poi palla di Zucchiatti un po' leggera qua, attenzione Osorio, trova Thiel che ha spazio, ma trova Coi a respingere la sua conclusione. Ora contropiede, ma è solo Muglia, cerca qualche compagno, trova Amato, tiro di Amato deviato da Tudela. È molto importante per il Correggio, che sta arrivando tante volte in porta, non perdere l'obiettivo di difendere. In questo momento deve gestire il risultato, ha un gol sopra il Bassano, quindi non perdere la testa e andare all'attacco così, perché una squadra con giocatori della qualità del Bassano ti può far sentire. Il Bassano ha giocatori che in un minuto possono ribaltare completamente la partita, no, e lo sappiamo. Assolutamente. Oh, tanto vediamo Fabio, Enrico. Quando Fabio Enrico accusa un colpo. Tanto ma non l'ho visto, la pallina era in un'altra parte, quindi cerchiamo di vedere anche noi.
Portiere, ce l'ho addosso. Non servono, no. Ci vuole un po' più di calma. Abbiamo smesso di gestire la palla a tre. Gestiamo a tre sulla palla qua, gestiamo a tre. Abbiamo smesso di fare i disturbi sotto l'aspetto dell'attacco, quindi ogni volta che scarica un passo compagno, andiamo a disturbare, ho detto, uscita dal disturbo, facciamo un ingresso per vedere se si riceve la palla. Se non c'è andiamo a giocare col blocco dell'altro uomo opposto e andiamoci su, almeno diventa alto. Al secondo blocco qua che è alto, c'è l'uscita bassa con l'ingresso di questo. Quindi facciamolo bene questo lavoro che si va in porta, no? Piantiamolo di metterci lì a parlare, si perde una palla, torniamo in difesa. No, due ore lì a parlare e poi il giocatore ci passa avanti. Vediamo il fallo contro Fabio Errico. Oh, la steccata, Sì, non la vedo volontaria, però la steccata è arrivata, quindi... Probabilmente Muglia guardava... Da un'altra parte, non abbiamo visto. Parte, sì, no, non, io guardavo l'altra parte, quindi no, io direi che non è stato assolutamente intenzionale, però il dolore viene uguale. Forse anche di più, secondo me. Secondo me sì. Abbiamo sentito Crudeli che predica comunque calma, dice alla sua squadra di giocare, forse anche per quello che dicevamo prima, perché sa di avere una squadra tecnicamente forte e in grado di ribaltare il risultato, soprattutto che 7:49 è un'eternità ancora per la fine di questa partita. Sì, una vita nell'hockey, lo abbiamo detto tutte le trasmissioni, 7 minuti è tantissimo. Sembra essersi comunque ripreso bene Fabio, vediamo, mentre si rimette... Non ci sono neanche stati strascichi polemici dopo questo intervento, quindi sicuramente è stato un intervento accidentale. Sì, comunque, casuale. Comunque Roberto Crudeli ha rimesso in panchina Muglia per essere più sicuri, come ha fatto nel primo tempo con Canseda. 7:49 da giocare, dicevamo, sempre il Correggio in avanti per 2-1 sul Bassano. In virtù delle reti di Thiel e Zucchiatti, a ribaltare il momentaneo vantaggio di Bassano firmato da Samuele Muglia. Riprende ora il gioco, Cancela, cerca in area Scuccato, trova però la stecca di Errico, poi ancora Cancela, cerca un alzeschiaccia e può ripartire Correggio con Alvaro Osorio, palla in mezzo per Thiel che non riesce stavolta a controllarla, è stato chiuso da Coi che fa ripartire Scuccato. Ora vediamo se Correggio avrà le energie fisiche e mentali per portare fino alla fine questa condizione fisica contro questo Bassano. Tiro di Coi pericoloso, stavolta ci arriva con la mano Errico a respingere. Casari intanto, vediamo che Pablo Giara si affida molto a Diego in questa partita, come dicevamo prima l'abbiamo visto molto bene. Diciamo che Diego ha giocato tutta la partita di ieri, il derby della 2, quindi un giocatore che viene con dei minuti importanti. Sì, in effetti ha fatto una quarantina di minuti ieri sera, quindi sicuramente viene carico. È già caldo. Marco sfrutta il blocco di Amato, cerca di entrare in area, poi Casardi sta con lui molto bene, non lo molla un attimo. Sa che è molto pericoloso. Poi conclusione sporca, seconda ribattuta anche per Cancela che però non trova la porta. Riparte Max Thiel, qui viene affrontato secondo gli arbitri correttamente da Cancela, quindi riparte Bassano. Coi che non affonda, poi con una mano cerca ma non trova Scuccato, un po' no look questo, non riuscito. Tanto brutta palla di Amato su Coi. Correggio può ripartire, deve rimanere tranquillo Correggio, perché se gioca con questa tranquillità, diciamo, può anche fare innervosire come gioco la squadra avversaria. In questo momento è obbligato il Bassano a andare a pressare, a cercare di rubare la palla e andare nel contropiede contro Correggio. Correggio in questo momento sta facendo una partita intelligente, aspetta che vengano loro e quando ci avviciniamo al decimo fallo. Nono fallo di squadra per Bassano, che sicuramente andrà più a caccia della palla, quindi Correggio magari può anche cercare il decimo fallo con qualche uno contro uno, qualche palla nella balaustra. Quando si va vicino alla balaustra il fallo dà sempre più risonanza. Certo. E quindi magari qualcuno
qualche furbata, tra virgolette, può anche cercarla, è anche un fallo ovviamente vero. Prende intanto il gioco, 28 secondi per attaccare per Correggio, Max Thiel, poi come immaginiamo e logicamente Bassano va a caccia della palla, riesce questo pressing, porta Coi ora il possesso, cerca il tiro, ancora attentissimo Erico sul primo palo, Tudela controllato fin da casa sua da Cancela, scarica bene su Casari che si fa trovare pronto e mantiene la palla, quindi bravo e sveglio come abbiamo già detto Casari. Poi qua Osorio controllato da Amato, che è un brutto cliente, poi scarico di Tudela, attenzione ora non fa ripartire i contropiedi che non viene gestito bene da Scuccato, troppo imprecisa la misura del passaggio su Coi, che però guadagna un po' di spazio, però non riesce, gli impediscono proprio la luce per il tiro, attenzione ora Coi, palla lasciata lì, forse qua ci poteva stare fallo, stecca su stecca Amato, tiro di Amato, ancora Errico, un bello stile a ripartire Thiel, che non forza, 4:30 da giocare. Intanto c'è il time out chiesto da Correggio, qualche cambio. Quando Paolo in questo momento Paolo Jara tira fuori dei giocatori per mettere a un difensore netto. No, ascoltami un attimo, non tornare indietro con la pallina, no, inversione e la tavola si perde là, non portare la pallina qua indietro, perché porti il rischio qua dietro, non facciamoci schiacciare, mancano 4 minuti e hanno 9 falli. Cerchiamo il decimo fallo. Sì. Cerca il decimo fallo se puoi, capito? Ovviamente una cosa fatta bene. Ce lo faranno il decimo, ok? Sicuro. Benissimo. Okay, e stanno venendo a prenderci. Va. Dai e vai. Vado dentro e davanti alla porta. Freddezza, piazzo la pallina. Fine. Niente falli stupidi, ragazzi. Okay? Siamo 8. Aiutarsi e star davanti ai tiri, mettere gamba con tutto quello che avete. Comunque okay? Dobbiamo continuare ad attaccare, se no loro si vedono. L'uomo davanti alla porta, l'uomo davanti. Non stia dietro, davanti. È chiaro? Se un nostro compagno recupera palla nell'angolo, uno centrale, ok, che chiude, perché se perdiamo una pallina deve esserci uno che chiude. Non facciamo l'errore, okay. Guarda, sigue jugando. Ha detto una cosa giusta, capitano Zucchiatti, bisogna aiutarsi in questo frangente, e ha detto una cosa giustissima Pablo Jara, se dobbiamo perdere una pallina lo dobbiamo fare nella loro metà campo e non perderla vicino all'area di rigore, perché ovviamente Bassano cercherà il tutto per tutto in questi ultimi minuti, lo fa in questo momento Coi, possesso di pallina, attenzione Muglia, tiro! Attento ancora Errico, palla ancora possesso dei giallorossi di Crudeli, Amato, Coi, finta di tiro, poi per disorientare Casari, tiro impreciso di Coi, stavolta aveva guadagnato lo spazio giusto ma è stato impreciso nella conclusione. Abbiamo sentito un Pablo più calmo, forse vuole trasmettere calmo in questo momento. È chiaro, perché Pablo in questo momento deve non innervosire ai suoi giocatori, e lui lo sa perfettamente, deve trasmettere calma perché è quello che bisogna in questo momento. Si rammarica Marco perché è andato molto vicino alla porta con questa conclusione, è riuscito una delle poche volte a tirare pulito di rovescio. Attenzione a questa brutta palla persa da Zucchiatti, Scuccato vede Muglia, ma ancora Errico, ancora Muglia davanti a porta, e ora Zucchiatti la prende con il pattino e rigore. L'arbitro assegna il rigore. Rigore, purtroppo nasce di un sbaglio di una palla persa e sono arrivati tutti a difendere un po' in disordine, però viene qua, tutto nasce da questa palla che si perde. Questo gran intervento di Errico, poi qua ma non è bastato purtroppo, poi sfortunato nella direzione di Patti, infatti nessuna protesta e Scuccato, vediamo cosa succede. Scuccato ha l'opportunità a 3:37 di pareggiare questa partita contro Correggio con un tiro di rigore. Va Scuccato e segna, trova l'angolo alto, qua possibile prenderla, forte. È stato molto bravo il giocatore, Fabio uscito in pantalla, fatto quello che doveva fare, però una palla posata lì con quella precisione veramente lascia senza opportunità al portiere.
peccato per Correggio, che stava interpretando benissimo questa partita, poi per un errore, una palla persa, ha subito questo rigore. Ma ancora rimane tantissimo tempo. Tanto tempo, 3:28 da giocare, partita che forse ha ancora molto da dire. Fantozzi vede la corrente Tudela che cerca per un attimo di entrare in aria, poi restituisce palla al compagno Zucchiatti per Thiel. Perde palla Thiel, attenzione, Coi cancela, cerca ancora Coi, trova Scuccato che conclude alto. Può ripartire Correggio, subito, lo fa subito con Tudela da solo, quindi deve cedere palla all'indietro. Ora Zucchiatti, il capitano, cerca il compagno libero, lo trova in Fantozzi, venuto a dargli man forte. Cambio di ritmo di Fantozzi, guadagna il centropista, poi sotto gamba cerca di impensierire il Català. Riparte Bassano, ora Scuccato, attenzione, bravo qua Tudela a stare con lui, a impedirgli ogni giocata. Deve essere pericoloso in questo caso. 2:30 da giocare, 2-2 ora tra BDL Correggio, Broker Bassano. Amato, tiro di Amato, respinge Errico che vede partire la conclusione. Stiamo rivedendo, peccato, c'era quasi anche arrivato Eric, infatti si è dispiaciuto sul rigore di Scuccato, ma obiettivamente era impossibile. Sì, lui ha fatto la scelta giusta secondo me con la mia esperienza, però è veramente stato molto bravo Scuccato a postarla dove abitano le ragne. Ora è molto bravo invece a chiudere la linea di passaggio che Coi aveva cercato per Cancela. 2 minuti da giocare, Zucchiatti deve tenere duro Correggio. Correo deve giocare e cercare il decimo fallo di Bassano, che è una gran possibilità. Coi cerca di tirare da posizione centrale, non vi riesce per l'opposizione della squadra correggese, giustamente come dice Toto Bastias. È vero che Correggio ha 8 falli, ma Bassano ne ha 9, quindi vediamo se cercherà, magari con questo uomo in possesso di palla. Il decimo fallo bassanese, cerca di entrare in area, lo vediamo che... magari il taglio di un compagno, come in questo caso, è sveglio e bravo Català. Molto intelligente. E non ha perso palla. Molto intelligente quello che fa, continua a dimostrare che è un gran portiere con la steca, con gran abilità. Un giocatore di movimento. Non forzare il passe, va bene essere il primo attaccante della squadra, però se devi tenere la palla lo può fare anche il portiere. Una scelta molto giusta. Esattamente. Fantozzi, 1 minuto ancora in questa partita, scadono i secondi, 5 secondi del possesso nella propria area, nella propria metà campo per Correggio, quindi a 59, un minuto dalla fine praticamente, Bassano torna in possesso di pallina. A questo momento andare a cercare forse il fallo non sarebbe la scelta giusta, perché gli arbitri nell'ultimo minuto è molto difficile che fischiano questo fallo qua, quindi è meglio in questo momento forse difendere e portarsi un punto a casa che andare a cercare e rischiare per il fallo. Deve essere proprio evidente un fallo perché venga fischiato. Deve essere molto evidente. I giocatori dell'esperienza che abbiamo in pista non incurrono in quella falta lì. Proprio deve essere al limite del tiro diretto. Ah, sì, certo. 50 secondi da giocare, Coi vede Scuccato, ancora palla per Coi. Amato. Coi lascia trascorrere i secondi, Bassano. Bravo Thiel a leggere il passaggio. Thiel cerca di disorientare il Scuccato, poi va dietro porta, vediamo se Correggio manterrà la palla, può andare fino al termine. 30 secondi, Fantozzi cerca un'altra schiaccia, la palla rimane dietro, poi Coyle è il più lesto a riavvicinarsi. Fallo di squadra correggese, che è il nono, quindi 9-9, falli di squadra. 20 secondi al termine. Una partita molto intensa. Pese al risultato, ai pochi gol, diciamo che è una partita che si è giocato tanto in tutte e due le porte. Quindi veramente per me sono stati molto bravi i portieri e i giocatori in fase difensiva. Molto bravi. Difficile stabilire la palma del migliore tra i due. Coi cerca il tiro, respinta con la gamba da Errico. Ancora possesso bassanese, 10 secondi, 8.
da distanza siderale, attenzione a questo tiro che finisce in porta, Errico riesce a vederlo e l'ultimo tiro finisce su Amato in questa partita che finisce con il risultato di 2-2 tra BDL e Bassano, un punto che tutto sommato sta bene a Correggio anche per il morale. Sì, sì, un punto d'oro purtroppo per il Correggio che a un paio di minuti alla fine poteva portarsi 3 punti, però un punto d'oro che continua a mostrare questa alza nel gioco del Correggio delle ultime giornate, quindi deve essere tranquillo Pablo Giara e la sua squadra, però per altra parte sempre un Bassano con dei giocatori di tanta classe, tanta qualità, quindi abbiamo visto una gran partita. Bella partita, appunto il Bassano, vediamo intanto tutti i gol, il primo di Muglia dopo l'assist di Coi, lo vediamo qua liberarsi dalla marcatura, poi la palla persa da Coi con Max Thiel che fa una gran giocata e porta sul momentaneo 1-1, vediamo qui in alza schiaccia, un bello stile, e il vantaggio propiziato dall'iniziativa di Fantozzi trovato a centro area Zucchiatti che ha colpito al volo, ha infilato Català e Bassano è pervenuto poi al pareggio nel secondo tempo, nell'unico gol con rigore di Scuccato battuto alla perfezione, nulla da fare per Errico, un pareggio sostanzialmente giusto che ha visto due formazioni lottare per ottenere questo risultato. Sì, sì, certamente hanno lottato fino all'ultimo secondo e hanno fatto una partita intelligente tutti e due, molto concentrati, applicati tatticamente e alla fine un pareggio che sembra giusto. Alla fine anche con un po' di paura di perdere probabilmente. Intanto vediamo Marzia Catini che... Dopo aspettiamo Marzia Catini che sta cercando i giocatori a intervistare, quindi daremo la per linea. Avviare le opinioni di quelli che sono stati i protagonisti. Esattamente. Però... prossimo turno che vedrà Correggio, abbiamo detto, a Monza. Una finale. Mentre diciamo che una vera finale. Infatti una vera... la vediamo Marzia Catini pronta con Amato. Samuel Amato. Samuel Amato, capitano della Juve Broker Bassano, questo pareggio è stato sudato, e ve l'aspettavate? Sinceramente no, era un pareggio che sapevamo che era dura qui perché una pista piccola è diversa, però non ci aspettavamo questo pareggio, non ci aspettavamo sbagliare un po' troppo davanti a porta. Davanti a porta forse avete lasciato anche qualche apertura in difesa di troppo, poi che il Correggio non ha saputo approfittare come magari avrebbe potuto. Sì, i gol sono venuti per errori nostri, distrazioni nostre, purtroppo che ci sta in una partita, ci sta. No, ci ha costato troppo andare in vantaggio e vabbè, 2-2. Grazie. Grazie Marzia Catini, adesso aspettiamo come la intervista con le domande sempre importanti al capitano del Correggio Hockey. Adesso è il momento di Capitan Zucchiatti. Enrico, un pareggio importante, però questa partita poteva avere un risultato differente. Sì, allora abbiamo giocato contro il Bassano che è una grande squadra e abbiamo pareggiato. Però sì, sono più 3 punti persi che uno conquistato, perché abbiamo avuto tantissime occasioni sul 2-1 per noi, abbiamo avuto almeno 5-6 occasioni contro il portiere dove dovevamo fare il 3-1 e anche il 4-1, non siamo stati capaci di chiuderla, e poi la loro qualità è venuta fuori e ci sta a soffrire contro il Bassano, e quindi un 2-2 è un buon risultato, però sono 3 punti buttati. E difficoltà davanti alla porta, però questa sera abbiamo visto un Correggio giocare molto bene, soprattutto in difesa, perché avrebbero potuto essere più pericolosi. Sì, devo fare i complimenti ai miei compagni di squadra perché abbiamo fatto un'ottima partita di sacrificio, e in fase difensiva ci siamo messi davanti ai tiri, e loro hanno dei grandissimi tiratori e abbiamo difeso in modo aggressivo, siamo stati concentrati in fase difensiva
e quindi sì, abbiamo fatto una prestazione positiva, però meritavamo 3 punti e purtroppo ne abbiamo raccolto solo uno. Prossimo appuntamento nel prossimo fine settimana, sabato, contro il Monza, che sono un avversario diretto per la salvezza. Sì, è uno scontro diretto, il Monza è più o meno messo come noi, ha una buona squadra, sarà una partita dura, combattuta secondo me fino alla fine. E niente, dobbiamo lavorare bene questa settimana, e sperando che non succeda niente con il Covid. Comunque anche questa settimana qui siamo stati un po' penalizzati da questo fattore, ci siamo allenati una settimana senza il nostro allenatore e non è stato semplice. E niente, lavoreremo per Monza, ovviamente andremo lì per vincere la partita, perché sono uno scontro salvezza, non sono 3 punti ma sono 6 punti. Grazie. Grazie mille Marzia. Abbiamo sentito i capitani, Samuele Amato e Zucchiati. Vediamo la classifica dopo 9 giornate. Trisno 24, Follonica 20, Vercelli 18, Bassano 17, Lodi e Grosseto 16, Forte dei Marmi 15, Sarzana 10, Montebello 9, Sandrigo 8, Valdagno 6, Monza 5, Correggio 4 e Matera 0. Importanza fondamentale la partita di sabato prossimo di Correggio a Monza, lo scontro diretto, come diceva il capitano Zucchiatti. Sì, sì, l'ha detto lui, una partita di 6 punti, una partita importante, sono quelle partite che si devono vincere per le pretese di salvezza della squadra. Quindi aspettiamo una settimana per una partita che sicuro sarà con l'adrenalina a full. Tanto stiamo guardando anche la prossima giornata: Vercelli Sandrigo, Follonica Montebello, Lodi Trissino, partitone, Grosseto Valdagno, Monza Correggio, come dicevamo, Matera Sarzana e Bassano Forte dei Marmi alla domenica. È tutto qui dal Palasport Dorando Pietri di Correggio, da Sandro Ranieri. Cederò ovviamente la linea alla prossima occasione Francesco Ferrari, che saluto, e saluto anche Toto Bastias qui al mio fianco. Grazie mille di tutto e grazie a tutta la gente in casa. A risentirci alla prossima partita casalinga della BDL Correggio.